Andrea, oggi ho votato il miglior giocatore in campo e questo è sicuramente un complimento personale per te, ma soprattutto un grande Livorno. Sì, un grande Livorno. Dopo la bella prestazione di mercoledì col Torino, anche oggi abbiamo dimostrato di voler rimanere in questa categoria. Grande partita da parte di tutti, grande sacrificio e secondo me una vittoria meritata per la squadra. Senti, anche oggi la fortuna ha provato a metterci lo zampino, perché insomma è stata una vittoria sicuramente più larga rispetto al punteggio. Sì, non siamo riusciti a chiuderla, questa è stata la pecca principale, perché dovevamo chiuderla prima per non rischiare nei minuti finali come abbiamo fatto, però il calcio è questo, ce l'abbiamo messa tutta e siamo riusciti a portare a casa la vittoria ugualmente. Senti, una grande risposta anche sotto il profilo, diciamo, del morale, dell'amor proprio, della determinazione, no? Perché dopo delle partite in cui, diciamo così, abbiamo giocato bene ma non abbiamo raccolto, si poteva un attimino sbracare, invece niente, concentrati anche oggi, soprattutto una partita tatticamente perfetta. Non possiamo sbracare, perché sappiamo che noi dovremo lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi troveremo delle difficoltà, troveremo anche altre partite consecutive dove perderemo, ci saranno, però non dobbiamo mai abbatterci, perché non ce lo possiamo permettere. Arrivano due impegni titanici, ma li possiamo affrontare in un'altra maniera. Lo sappiamo, sono partite difficilissime, ma allo stesso tempo belle, dove possiamo metterci anche in contrapposizione contro campioni importanti del calcio, quindi saranno delle grandi partite. E sarà comunque bello andarci, diciamo, sotto un certo aspetto tranquilli, no? Sì, tranquilli non saremo mai, finché non arriveremo a quota 40 tranquilli non possiamo stare, però lo sappiamo che questi tre punti sono una boccata d'ossigeno per la classifica. Però diciamo sereni, la parola tranquilla è bene non usare. Grazie.